Buongiorno a tutti! Oggi vi voglio far vedere come si prepara il condiriso fatto in casa. Lo faremo con delle verdure già conservate e con delle verdure fresche insieme. Allora, quello che vi serve sono dei fagiolini, che io ho già tagliato a pezzettini piccoli, dei peperoni, questi sono freschi ovviamente come vedete, le carotine, del sedano, dei piselli surgelati, ma potete benissimo usarli freschi se li avete freschi, e degli zucchini. Allora, io avevo queste verdure, avete più sedano, mettete più sedano, avete le melanzane, metteteci le melanzane, volete metterci cetrioli, metteteci cetrioli. Io avevo queste e uso queste. Poi ci sono delle altre verdure conservate già, che metteremo però in un secondo momento. E sono funghetti sott'olio, una confezione di cipolline sott'aceto, una confezione di carciofini sott'olio, una confezione di mais, quello dolce praticamente per insalate, delle olive nere che ho tagliato a rondelline e dei cetriolini sott'aceto che ho tagliato a pezzettini. Oltre a tutto questo vi servirà 1 litro di aceto, che mi servirà per fare la salamoia, per scottare le verdure crude, ovviamente non quelle, 1 litro di acqua che vado ad aggiungere all'aceto, 130 g di zucchero e 55 g di sale fino. Vado a mettere sul gas, porto a bollore, poi andrò a scottare queste verdure, quindi non quelle, solo queste. Ecco, mi raccomando, non mettete mai verdure crude, quindi vanno scottate le verdure crude, sempre, qualunque tipo di verdura decidiate di mettere, va scottata. Attenzione anche ai tempi di cottura, perché come vedete le ho tenute separate, perché ogni verdura avrà il suo tempo di cottura più o meno. E per esempio i fagiolini l'ultima volta li ho fatti scottare 4 minuti, questa volta essendo un po' più duri li farò scottare magari 5-6 minuti, poi vi darò tutte le tempistiche. Intanto vado a mettere l'acqua e l'aceto sul gas. La nostra salamoia sta bollendo già da qualche minuto, quindi vado a buttare il primo tipo di verdura. Siccome carote e sedano hanno lo stesso tempo di cottura, li metto insieme, li butto, aspetto che riprendano il bollore e da quando riprendono il bollore li farò cuocere 5 minuti, poi andrò a scolarli li tirerò fuori e li farò scolare per bene. Ho fatto scottare tutte le verdure, allora 5 minuti per carote e sedano, 6 per i piselli, 7 per i fagiolini perché erano un po' duri, 4 per gli zucchini e i peperoni. Poi dovete vedere voi, se i piselli sono teneri potete fare anche qualche minuto di meno, se i fagiolini sono teneri stessa cosa, potete fare benissimo così, assaggiarli, vedere se magari non sono ancora pronti, li lasciate su ancora qualche minuto. Adesso li ho messi, come potete vedere, su un canovaccio per farli asciugare, ovviamente li ho scolati nel tirarli fuori dalla pentola, potete utilizzare anche un colino per tirarli fuori, io ho fatto bello col colino. Ora li vado a mettere in una ciotola, così riesco a mescolarli per bene. Li ho lasciati sul canovaccio per un'oretta in modo che si asciugassero un po'. E adesso vado ad aggiungere anche tutte queste cose che avevo preparato prima. Queste, essendo già cotte, non hanno bisogno, comunque già preparate sott'olio, sott'aceto, eccetera, non hanno bisogno di essere fatte cuocere a parte, ecco, fatte scottare nell'aceto. Mi raccomando però, non mettete cose
tipo carne, pesce, roba del genere, perché ci sarebbe bisogno in questo caso di fare un'altra preparazione, poi vi spiego. Allora, se voi fate un preparato per il riso così, poi vi basta sterilizzarlo 20 minuti e siete a posto. Se invece ci mettete, per esempio, del tonno o dei wurstel, poi dovete andare a tindalizzare il vasetto. Quindi io vi consiglio, magari vi preparate il farci riso così com'è, solo verdure, e i wurstel, il tonno, quello che volete, ce lo mettete dopo al momento di condire il vostro riso. Diamo una bella mescolata, poi prendiamo dei vasetti e andiamo a riempire il vaso con il nostro condiriso. Poi dovrò rabboccarlo con l'olio, coprire tutto con l'olio. Io utilizzo l'olio di semi, voi potete utilizzare anche dell'olio extravergine di oliva se volete. Tenete presente che l'olio che mettete potrebbe benissimo servire quasi tutto poi per condire il vostro la vostra insalata di riso, quindi non va perso. Ecco, utilizzate sempre i pressini. Andiamo a metterci l'olio. In questo caso io consiglio sempre di riempire il vaso, aspettare qualche minuto, anche mezz'ora, che scenda bene l'olio e poi lo rabboccate prima di chiudere il vasetto. Dopodiché, allora, già così si conserva abbastanza, perché essendo scottato nell'aceto e sott'olio per qualche giorno, per una settimana, soprattutto se lo tenete in frigo, può conservarsi. Però a mio avviso è molto meglio che lo facciate bollire. Io li faccio bollire, li metto a bagnomaria e li sterilizzo 20 minuti da quando bolle, cioè mettete i vasi, solito sistema, l'acqua che li copre di almeno un paio di centimetri, coperchio, li portate a bollore, li fate bollire 20 minuti e li lasciate raffreddare nella loro acqua. A questo punto avete un prodotto che può essere conservato anche un anno e mezzo, anche due. Ho fatto cuocere 4 etti di riso basmati. Ecco, per il riso freddo sarebbe bene utilizzare un riso a chicco lungo, tipo il basmati, il jasmine, il Thai dancer, oppure un riso parboiled, così praticamente rimane più sgranato. Se poi volete fare proprio fatto bene, lo lasciate in acqua per mezz'ora, lo risciacquate bene, lo lasciate in acqua per mezz'ora, nella sua acqua, quindi di solito si fa una proporzione di 1 a 2, 400 g di riso, in questo caso 800 g di acqua. Poi lo fate cuocere finché è cotto, dopo lì dipende dal riso ovviamente, lo risciacquate bene sotto l'acqua fredda di nuovo e a questo punto è pronto da condire. Allora, prendiamo il nostro condiriso che è andato sotto vuoto, indubbiamente. Ecco, lo vedete leggermente diverso per il semplice fatto che questo è quello che avevo preparato l'altra volta. Infatti, come vedete, non ci sono i peperoni gialli, ci sono le olive verdi invece di quelle nere, che poi a seconda di quello che ho in casa lo preparo, ecco. Poi andiamo ad aggiungere del prosciutto cotto. Ci aggiungiamo del formaggio e poi qui potete sbizzarrirvi, potete metterci wurstel, potete metterci delle uova sode, del tonno,
i capperi, le olive, ci sono già quelle verdi, potete mettere quelle nere. Qualsiasi tipo di verdura già messa via, tipo peperoni alla griglia, vi divertite. Insomma, ve lo preparate come piace a voi. Però intanto avete il vasetto già pronto e vi dirò che oggi con quello che ne abbiamo fatto ne sono usciti ben 7 vasi, per cui belli rossi tra l'altro, per cui vi potete fare una bella scorta. E non c'è bisogno, facendo così, di aprire magari il vasettino di olive e poi se preparate magari solo poco riso e vi rimane lì un rimasuglio di olive, poi magari quello di funghi, quello di carciofini e non sapete più cosa farne. Invece così avete già tutto pronto, come quando comprate il vasetto di condiviso già pronto, ecco. Va bene, il nostro riso è pronto. Magari ci mettete un filo di sale, ancora un goccino di olio, se volete un goccino d'aceto, ma lì va anche quello molto a gusto, ed è pronto per una bella, per portarlo dietro al lavoro, per andare a fare una gita, insomma, per tutte le volte che avete voglia di mangiare riso freddo. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Grazie e buona giornata!